L'ascolto è fondamentale. Di solito siamo convinti di saper ascoltare l'altro senza la necessità di dover compiere uno sforzo di attenzione. Erroneamente pensiamo che l'ascolto sia semplice e automatico, ma non è così. L'ascolto è importante non solo tra adulti, ma anche tra genitori e figli, soprattutto tra genitori e adolescenti. L'adolescenza è un'età molto particolare, quindi nell'ascolto coincidono fattori di natura cognitiva, emotiva, relazionale. Dobbiamo davvero concentrarci quando ascoltiamo, dobbiamo osservare, attivare tutti i nostri sensi per capire realmente che cosa ci viene comunicato, attraverso la voce sì, ma anche attraverso lo sguardo, attraverso la gestualità. E di ascolto, del saper ascoltare, andiamo a parlare fra poco con un'esperta, è un'amica, noi l'abbiamo già conosciuta durante le lunghe maratone televisive in occasione del lockdown a marzo. Ci ha sempre aiutato nel dare quell'aiuto alle mamme, ai genitori che erano a casa con i propri figli. Con noi la dottoressa Manuela Cascetta, la vedo già alle mie spalle in collegamento, psicologa e psicoterapeuta. Manuela, noi ci conosciamo, diamoci del tu anche in diretta, non fa niente, ce lo consentiamo oggi, va bene? Benvenuta. Buongiorno, Manuela, Emiliana, grazie. Come stai? Tutto bene, grazie. Tu, Emiliana? Bene, bene. Iniziamo questa nuova avventura. In bocca al lupo. Crepi, evviva sempre il lupo comunque. Manuela, allora, stavo introducendo il tema che oggi affronteremo con te. L'ascolto è importante, no? Già tra adulti non si è sempre ascoltati realmente, si ha questa erronea sensazione, però tra genitori e figli, soprattutto adolescenti, l'ascolto è fondamentale per anche prevenire problematiche. Sì, esatto, Emiliana, hai detto una cosa giustissima, l'ascolto e anche il dialogo tra genitori e figli è un tema molto molto attuale nella nostra società. In quanto spesso, anche se inconsapevolmente, i giovani vengono lasciati soli, senza sicurezze, alla ricerca di se stessi, di quello che è il proprio ruolo all'interno della società. Il rapporto genitori e figli è un tassello fondamentale, non dimentichiamocelo, della crescita psicologica di un individuo. Perché? Perché attraverso questa relazione si tendono a sperimentare proprio quelle che sono le esperienze fondamentali della vita che diventano poi un punto di riferimento per il futuro. E quindi questa relazione però ad un certo punto può entrare anche in crisi, e quando entra in crisi, quando l'adolescente si trova a vivere un vero e proprio periodo di confusione causato sicuramente da sentimenti contrastanti, come ad esempio pensiamo alla paura dell'abbandono, del cambiamento e anche l'attrazione però per quello che è il mondo esterno, che può essere sicuramente sconosciuto ma anche molto complesso. Quindi il sistema familiare, la relazione con i genitori è sicuramente una risorsa, ma i giovani tendono a vivere questo rapporto come un impedimento, e quindi tutto ciò può creare poi quelli che sono dei conflitti. In quanto da una parte ci sono dei genitori che si sentono responsabili e quindi vorrebbero in qualche modo sempre trovare la strada giusta per il figlio, e dall'altra parte invece i figli desiderano avere più autonomia, più indipendenza, ma a volte sono inconsapevoli e anche forse disinformati sui rischi a cui potrebbero andare incontro. E quindi qual è il punto di incontro oggi? Il punto di incontro oggi sarebbe proprio quello di rispettare reciprocamente le esigenze di entrambe le parti. I genitori potrebbero valutare ed accogliere le richieste di libertà dei figli, dando loro sicuramente fiducia e insegnandogli a scegliere con più libertà, lasciando però anche aperta la possibilità di sbagliare,
mentre i figli, quindi gli adolescenti, da parte loro dovrebbero anche comprendere e rispettare il ruolo e la responsabilità che rivestono i genitori. Quindi questo significa anche cercare di apprezzare la loro esperienza. Scusami, l'adolescenza lo sappiamo, è la fase della crescita del bambino, quella un po' più critica, possiamo Sì. definirla così, tra virgolette. Il genitore, i genitori, il papà e la mamma, come si devono preparare? Nel senso, è il periodo dei capricci, delle ribellioni, dei no, delle lacrime, cosa devono fare i genitori? Devono instaurare un rapporto genitore-figlio o bisogna anche diventare amico del proprio figlio? Allora, sicuramente è un periodo molto molto difficile, dove è importante sicuramente una vicinanza emotiva, però questa vicinanza emotiva si può avere, no? Ottenere attraverso un dialogo armonico. Questo che cosa significa? È il momento in cui il genitore deve ascoltare ciò che il figlio dice, ma anche provare a sintonizzarsi con quelle che sono le sue emozioni, sia esplicite che implicite, che sono legate sicuramente all'avvenimento che il ragazzo sta raccontando, però non dimentichiamoci che per capire è prima di tutto necessario ascoltare. E questo che cosa significa? Significa che il genitore deve essere anche bravo a stare in silenzio e mettere casomai momentaneamente da parte i propri giudizi per cogliere ciò che realmente il figlio sta comunicando. In questo modo si dà la possibilità al figlio di essere ascoltato, allontanando la paura del giudizio e creando così un clima di intimità e una relazione di fiducia con il genitore, che permette sicuramente un incontro autentico che è indispensabile per costruire un dialogo costruttivo. Però questo, Emiliana, non significa approvare i comportamenti, tutti i comportamenti del figlio, ma piuttosto comprendere e rispettare i suoi sentimenti. Manuela, scusami, i telespettatori ci chiedono, con la pandemia purtroppo si è costretti a restare chiusi in casa, soprattutto i bambini ormai da mesi sono a casa, sono in DAD, non hanno più la libertà di giocare, di uscire, e questo comporta in alcuni casi anche degli atteggiamenti più particolari. Particolari nel bambino, si diventa non so, più aggressivo, se, questo non, sicuramente non è il termine giusto, mi aiuterai tu Manuela, però ci sono delle conseguenze sul bambino di questa chiusura, di questi spazi limitati. Che cosa bisogna fare? Sì, sicuramente questo è un periodo che non ci consente di entrare realmente in relazione, quindi non c'è una vicinanza fisica. Quindi il genitore come può aiutare il figlio? Sicuramente oggi quello che viene a mancare, soprattutto nell'adolescente, è l'avere fiducia nel genitore. Tante richieste mi arrivano proprio per una comunicazione non adeguata con il genitore, il ragazzo non si sente compreso. E quindi ci sono dei momenti in cui il ragazzo si sente maggiormente aggressivo, tende a chiudersi ed è proprio questo che ci serve, no? Per entrare in relazione con i propri figli e creare con lui un clima basato sulla fiducia, è importante cercare di trovare, per esempio, insieme una soluzione. Cioè, è importante chiedere al figlio, ad esempio, no? Quale soluzione immagini per arginare il problema in questione? Che cosa pensi di poter fare? Che cosa possiamo fare insieme? Questo permette di valorizzare il figlio, però senza sostituirsi ad esso, perché è importante che il genitore non, cioè, abbia una funzione di sostenitore e non di sostituto, in modo da affiancare il figlio nella scelta dei mezzi più adatti per affrontare la situazione e creando così la condizione in cui il figlio potrà sperimentare le sue capacità, quindi acquistando più fiducia in se stesso. Quindi bisogna lavorare molto sulla creatività, sulle emozioni, sulla fantasia, che anche i più piccini hanno di più rispetto ai più grandi, cioè coinvolgerli nell'ambito familiare anche
non lo so, nelle attività domestiche, nella preparazione di un dolce, nel disegnare, non so, non sono mamma, quindi te lo chiedo, da inesperta del settore. Sicuramente è anche bene, no, che il genitore tende a confrontarsi con il figlio perché questo periodo non è facile per nessuno, quindi immagino che non sia facile neanche per i genitori. Quindi immagino quanto sia importante il confronto, in quanto per esempio il genitore dopo aver ascoltato il figlio e dopo averlo per esempio sollecitato a prendere una decisione verso il proprio problema, può anche esprimere il proprio parere, quindi chiedere anche al figlio di essere aiutato come genitore, un consiglio al figlio, no? Questo può mettere a disposizione, per esempio, quello che è il proprio bagaglio esperienziale, ma anche emozionale, che potrà aiutare il figlio a valutare alcuni aspetti complessi della realtà che probabilmente non conosce o non ritiene importanti, e quindi questo può contribuire alla costruzione di un clima paritario. Manuela, sei stata chiarissima come sempre. Ti ringrazio di essere stata qui con noi in diretta stamattina. So che hai una serie di impegni, le terapie, i bambini che ti aspettano. Ci sentiremo, ci organizziamo per affrontare un altro tema. Ti auguro un buon lavoro e un buon fine settimana. Emiliana, grazie mille e buon lavoro a te.